RMC Podcast. Musica e informazione nel primo mattino di Radio Monte Carlo. Ancora buona giornata a voi tutti da Claudio Michalizio. Dicevamo che oggi eccezionalmente trasmettiamo da Firenze. Ci troviamo nel foyer del Cinema Teatro Odeon, che si trova nella centralissima piazza Strozzi, dove tra poco più di due ore prenderà il via la seconda edizione del Safety Leadership Event, un appuntamento promosso da Italia Loves Sicurezza, che vuole diffondere nuovi valori della cultura della sicurezza sul lavoro. È un tema delicatissimo, noi più volte ce ne siamo occupati qui su Radio Monte Carlo. Purtroppo i dati statistici dicono che dopo alcuni anni di relativa stasi, se non addirittura di leggerissima flessione, in questo 2017 il numero degli infortuni e anche di quelli con esito mortale in Italia è tornato a crescere. Siamo quasi a 770 sino a quest'oggi ed è un fenomeno naturalmente preoccupante. Bene, Italia Loves Sicurezza è un progetto che cerca di approcciare questa problematica e diffondere la cultura della sicurezza e della salute sul luogo del lavoro con un punto di vista diverso. Ne vogliamo parlare con il nostro ospite Davide Scotti, che è il General Manager della Fondazione Leadership in Health and Safety. Intanto buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, Italia Loves Sicurezza praticamente è un movimento di pensiero che diffonde i valori della consapevolezza in queste tematiche così importanti partendo dal basso. Ci spieghi un po' com'è la vostra iniziativa? Certamente, Italia Loves Sicurezza è innanzitutto un movimento di persone che vogliono cambiare il modo di comunicare sotto sicurezza in Italia e vogliono fare una vera e propria rivoluzione sociale, creare una nuova cultura di sicurezza nel nostro paese. E oggi non è così in Italia? No, oggi i numeri lo dicono, ogni giorno, anche oggi purtroppo, tre persone perderanno la vita sul posto di lavoro, così come tre persone hanno perso la vita ieri, come tre persone moriranno domani. Non conosciamo ancora i nomi, ma conosciamo i numeri. E ogni anno, anche quest'anno, saranno 1000 le persone che avranno perso la vita lavorando. Questi sono i numeri più alti d'Europa. Quindi un nuovo modo di comunicare ai lavoratori le tematiche della sicurezza sul lavoro. Come vi è venuta questa idea? Beh, l'idea nasce dalle attività che facciamo da diversi anni ormai in azienda, in Saipem, nella quale 10 anni fa abbiamo attivato un grande processo di cambiamento culturale attraverso un programma di leadership in salute e sicurezza. E da 6 anni a questa parte, attraverso una fondazione, la Fondazione Leadership in Health and Safety, costituita da Saipem, stiamo mettendo a disposizione gli strumenti, le idee che hanno funzionato a livello organizzativo, a livello aziendale, vogliamo mettere a disposizione dell'industria in genere e anche della società per crescere la cultura di sicurezza, quindi non solo nell'industria ma anche proprio nella società nella quale viviamo, perché in Italia quando si parla di salute e sicurezza troppo spesso il pensiero, i sentimenti sono quelli che parliamo di un argomento poco interessante, no? Troppe persone, troppi manager vivono la salute e sicurezza come un costo non necessario, tanti troppi lavoratori la vivono come il fastidio di dover indossare dei dispositivi di protezione. Questo è il grosso problema. Per cambiare questo percepito, dobbiamo cambiare il modo in cui comunichiamo questi temi, quindi utilizzando anche canali non convenzionali. Ecco, facevi riferimento a linguaggi non convenzionali. Concretamente, in che modo voi vi differenziate nella vostra attività di sensibilizzazione dei lavoratori sui temi della sicurezza? L'obiettivo è quello di arrivare al cuore delle persone, a un livello molto più profondo, e quindi diventa fondamentale l'uso dello storytelling, l'uso di linguaggi non convenzionali come quello del cinema, come quello del teatro, come quello della letteratura. Non c'è una bacchetta magica, però bisogna innovare il modo in cui si comunicano questi messaggi. Classico corso di formazione come siamo abituati, come l'abbiamo sempre visto, non funziona e lo sappiamo. Per cambiare il percepito, per appassionare le persone ai valori di prevenzione di salute e sicurezza, dobbiamo cambiare, rivoluzionare i modi in cui li comunichiamo. E poi, perché poi alla fine, per cambiare la cultura dobbiamo cambiare i comportamenti, e quindi l'esempio è poi quello che farà la differenza a tutti i livelli. Il vostro progetto ha già qualche anno di vita, vi state diffondendo a livello nazionale sempre più. Com'è la risposta dei lavoratori? C'è sempre maggiore interesse in Italia su questi temi, perché tutte le ricerche lo dimostrano, la maggior parte di incidenti sul lavoro, si dice oltre il 90%, sono collegati ad aspetti comportamentali, ad aspetti umani. Oggi ci si fa male non perché manca la tecnologia o mancano le leggi, ma perché ci sono errori, si sbaglia, ci sono violazioni.
E quindi il tema è culturale, il tema è proprio comportamentale. E allora complimenti, oggi qui a Firenze tirerete un po' le somme in questa seconda edizione del Safety Leadership Event di come sta operando Italia Loves Sicurezza in giro di città in città. È un bel messaggio di riscossa culturale che ci fa piacere sposare qui su Radio Monte Carlo. Grazie a Davide Scotti, General Manager della Fondazione Leadership in Health and Safety, ti auguro una buona giornata e un buon lavoro. Grazie a te e buona giornata a tutti.